Ragazzi, visti i concetti finora introdotti di lavoro, energia cinetica ed energia potenziale, iniziamo a vedere qualche esercizio e risolverlo assieme. Dunque, supponiamo di avere un oggetto, un corpo di massa M, 150 grammi, su di un piano inclinato. Non c'è attrito tra piano e corpo di massa M, e sappiamo che questo corpo risale dal basso verso l'alto con una velocità v che è costante. Allora ci chiediamo, ci sono altre forze in gioco? Qual è il lavoro fatto da queste altre forze in gioco se il corpo risale per una lunghezza S uguale 3 metri? Quindi noi come prima cosa dobbiamo vedere? Analizzare il problema. Dunque, quali forze conosciamo qua? Di sicuro la forza peso. La forza peso, se io metto il mio blocchetto e faccio il diagramma delle forze, agisce verso il basso. Se scelgo un sistema di riferimento y ortogonale al piano e x parallelo al piano dall'alto verso il basso, la forza peso agirà verticalmente. Sappiamo che la normale sarà ortogonale al piano, quindi lungo la direzione y e lungo il verso positivo della y. Quindi posso scomporre la forza peso nelle due componenti. Quindi avrò una componente P con X e una componente P con Y, dove P con X è uguale al modulo della forza peso per il seno dell'angolo θ, dove θ è l'angolo che stacca il piano con l'orizzontale, mentre P con Y sarà uguale a P coseno di teta. Benissimo, se fossero solo queste le forze in gioco, cosa possiamo già dire? Possiamo già dire che il corpo sarebbe soggetto a una forza P con X lungo la direzione parallela al piano, dall'alto verso il basso, quindi il corpo scivolerebbe con una P con X, cioè con mg seno di teta, cioè con un'accelerazione, scriviamola, P con X uguale mg seno di teta, uguale a m per a, ovvero semplificando a, il corpo avrebbe un'accelerazione g seno di teta. G è il modulo dell'accelerazione gravitazionale, cioè 9,8 metri al secondo quadro, e questo non cambia. Seno di teta, teta è l'angolo del piano orizzontale, quindi anche questa quantità, seno di teta, non cambia. Quindi il corpo dovrebbe essere soggetto a un'accelerazione costante. Se il corpo è soggetto a un'accelerazione costante, la sua velocità deve crescere linearmente col tempo, mentre noi qui sappiamo che il corpo risale con una velocità che è costante. Beh, se il corpo risale con una velocità costante, che cosa possiamo dire? Se un corpo sta fermo o viaggia di moto rettilineo uniforme, con moto rettilineo uniforme, cioè a velocità costante, la risultante delle forze su di esso deve essere nulla. Questo ce lo dice il primo principio della meccanica. Bene, e allora, affinché il corpo risalga lungo il piano inclinato con una forza costante, con una velocità costante, come deve essere diretta questa forza?
forza? Beh, evidentemente deve esserci una forza in gioco diretta lungo l'asse X, in modo che questa forza bilanci la componente piccolo x della forza peso. Cioè, lungo la direzione x deve esistere una forza tale per cui la somma delle forze lungo la direzione x deve essere uguale a P con x meno questa F uguale 0, cioè il modulo di P con x deve essere uguale al modulo di questa F. Se questo è vero, cioè se la risultante di queste forze è 0, siamo a posto perché la somma di tutte le forze lungo la direzione y è uguale a n meno P con y uguale 0. Quindi tutte le forze nelle due direzioni x e y si bilanciano tra loro. E a questo punto, se il corpo aveva una velocità iniziale non nulla, anche se agiscono tutte queste forze si sommano tutte tra loro, il corpo continuerà a viaggiare con la sua velocità iniziale non nulla. Bene, quindi abbiamo individuato questa forza F. Ora, abbiamo individuato questa forza F. Quant'è il lavoro fatto da questa forza F? Beh, come possiamo fare a capire? Noi sappiamo, noi vogliamo sapere quant'è il lavoro fatto da questa forza F, considerato il fatto che il corpo si muove con velocità costante su lungo il piano per una distanza di 3 metri. Beh, allora una cosa che possiamo fare è la seguente: imporre che il lavoro sia uguale a F scalare da S. Cioè, calcoliamo il lavoro fatto da questa forza F. Lo posso scrivere così in questo caso il lavoro, senza il simbolo di integrale. Guardiamo qua nuovamente. Abbiamo detto che questa forza F deve essere uguale a P con X, ovvero deve essere uguale a mg seno di teta. M è la massa del corpo. Questa è costante, non cambia nel tempo. G è l'accelerazione gravitazionale, 9,8 metri al secondo quadro. Anche G è costante e non cambia nel tempo. Seno di teta. Teta è l'angolo che il piano stacca con l'orizzontale. Quindi quest'angolo non varia nel tempo, è quello del nostro piano inclinato. Per cui tutta questa quantità, mg sen teta, sarà costante. Quindi la forza è costante. Se la forza è costante, io non ho bisogno di scrivere lavoro uguale integrale di F scalare ds. Basta che scrivo F scalare ds. Ora, questo, ricordatevi, è uguale al modulo della forza F per il modulo di ds per il coseno dell'angolo compreso tra il ds e la forza F. Bene, la forza F come deve essere diretta? Abbiamo visto dal diagramma delle forze che deve agire lungo la direzione x, ma in verso opposto a x. Perfetto. Lo spostamento. Abbiamo detto il corpo sale, quindi questa qui è F. Quindi anche lo spostamento deve essere diretto lungo x, ma in verso opposto a x. Quindi quant'è il lavoro fatto da questa forza F? Il lavoro fatto da questa forza F, quindi, è tale per cui il coseno dell'angolo compreso tra forza F e spostamento ds è uguale a 0, cioè i due vettori sono nella stessa direzione e nello stesso verso. Per cui nel nostro caso il lavoro fatto dalla forza F sarà F per lo spostamento ds. F è uguale a mg seno di teta, lo spostamento ds è 3 metri, come diceva il testo. Quindi lo chiamiamo presso S. Quindi il lavoro fatto alla forza F è uguale a mg
S per seno di teta. E così abbiamo risolto il nostro problema. Vediamo se c'erano altre indicazioni su questo problema. Fatemi leggere il testo. È lungo il piano e percorre una distanza. Se il blocco viene spinto a velocità costante, supponendo di calcolare il lavoro necessario allo spostamento, se gli viene applicata una forza parallela al piano. Ok. Quindi, supponiamo che quest'angolo... Ah, ecco, manca l'angolo. Supponiamo che teta sia uguale a 30 gradi. Ok, quindi qui il lavoro fatto dalla forza F quale sarà? M, G, S, seno di teta, ovvero M, massa del corpo, 150 grammi. Ricordatevi sempre, dobbiamo utilizzare il sistema internazionale, quindi se avete una massa in grammi, questa va portata in chilogrammi. Quindi invece di 150 grammi, nel nostro caso questo sarà 0,15 kg. G è uguale a 9,8 metri al secondo quadro. S è lo spostamento del corpo, quindi 3 metri come riportato, per seno di 30 gradi. Seno di 30 gradi è 0,5. Quindi facciamo questo conto, vediamo quanto viene. C'ho la calcolatrice qua a portata di mano. Quindi punto 15 per 9,8 per 3 per punto 5, risultato 2,2. 2,2 che cosa? Qual è l'unità di misura del lavoro? Il joule. E quindi mettiamo una bella J dopo 2,2. Benissimo. Quindi abbiamo risolto questo esercizio qua. Ovviamente, guardiamo un'altra cosa. Io posso pure determinare quanto debba essere il lavoro fatto dalla forza peso. Quanto è il lavoro fatto alla forza peso? Cioè, mi chiedo, L con P, dove per me il pedice è P, sta a indicare il lavoro fatto alla forza peso. Come lo devo scrivere? Vabbè, anzitutto sappiamo che la forza peso è una forza costante, quindi io questa intanto la scrivo come P vettore scalare ds vettore. Ora, per la proprietà dei vettori, o meglio, una delle definizioni del porto scalare, qual è? Scrivere P con x dx più P con y dy, lo scrivo così, cioè la componente x della forza peso per lo spostamento lungo la direzione x più la componente y della forza peso per lo spostamento lungo la direzione y. Ma, ok, il corpo si muove lungo la direzione y? No, quindi dy è uguale a 0. Questo significa che il lavoro fatto alla forza peso deve essere dato semplicemente da P con x dx. Benissimo. Ora addentriamoci in questo P con x dx. P con x agisce verso il basso, quindi lungo la direzione positiva della x. Il nostro dx è lo spostamento lungo la direzione x, ma in questo caso è uno spostamento che agisce, cioè è un vettore che va lungo x, ma dal basso verso l'alto, perché noi sappiamo che il corpo si sta muovendo verso l'alto. Quindi a questo dx dobbiamo mettere un segno negativo, quindi meno p con x dx. Ma chi è p con x? Quindi abbiamo un segno meno. P con x è mg seno di teta, e dx è proprio lo spostamento S. Quindi cosa troviamo? Troviamo che alla fine il lavoro fatto alla forza peso è uguale a meno mgs per sen teta. E guardate un po' quanto era invece il lavoro fatto alla forza F che applicavamo. Era mgs seno di teta. Quindi quant'è il lavoro totale fatto da tutte le forze agenti sul sistema? Il lavoro totale è uguale a 0.
E che cosa abbiamo visto? Che se il lavoro totale fatto su un sistema è zero, significa che la somma delle forze che agiscono sul sistema deve essere zero, oppure che le forze agenti sono forze di tipo conservativo. Bene, abbiamo ricavato questo, quant'è pure il lavoro totale, e ora facciamo un altro esercizio. Quindi per adesso abbiamo parlato di lavoro, adesso complichiamoci un poco la vita. Ci teniamo questi numeretti qua per adesso, sì. Inventiamoci quest'altro esercizio. Supponiamo di avere sempre un corpo di massa m 150 grammi su un piano inclinato il cui angolo forma con l'orizzontale 30 gradi. Supponiamo che vi sia attrito tra il corpo di massa m e il piano. Supponiamo che il sistema abbia superato la fase di attrito statica, quindi ragioniamo in termini di coefficiente di attrito dinamico e supponiamo che sia 0,2 questo coefficiente di attrito dinamico. Chiediamoci con quale velocità il corpo di massa m raggiunge la base del piano. Bene, che cosa devo fare? Quali forze agiscono sul sistema? Di sicuro agisce la forza peso. La forza peso è una forza di tipo conservativo? Sì. Se è una forza di tipo conservativo, significa che io posso associare una energia potenziale al mio corpo. Benissimo, vi ricordo che l'energia potenziale gravitazionale è definita come mg per y. Benissimo. Ora, noi vogliamo sapere qual è la velocità con cui il corpo arriva alla base del piano, ovviamente sapendo che parte da questa posizione e che sino alla base del piano c'è una distanza S uguale di 3 metri. Ok? Benissimo. Quindi sappiamo pure che agisce una forza d'attrito sul sistema. È che questa forza d'attrito è mu con d uguale 0,2. O meglio, il coefficiente della forza d'attrito è mu con d uguale 0,2. Bene, quindi ricaviamo adesso quale debba essere la velocità con cui il corpo arriva al suolo. Facciamo prima l'ipotesi che l'attrito non ci sia. Cioè, supponiamo che questo corpo, calcoliamo la velocità con cui arriva al suolo nel caso in cui non c'è attrito tra piano e massa. Abbiamo detto, sul corpo agisce una forza peso. Perfetto. Ovviamente ci sarà la reazione vincolare, eccetera, eccetera. A questo punto io ragiono semplicemente in termini di energia meccanica. Quant'è l'energia meccanica che ha il corpo quando si trova a questa altezza?
Quindi io che faccio? Non scelgo più un sistema di riferimento come ho fatto finora, solidale col piano, cioè Y perpendicolare al piano e X parallela al piano. No, se ragiono in termini di energia, io scelgo proprio un come Y, un asse Y verticale, quindi ortogonale al piano orizzontale. E se volete, posso scegliere la X in questa direzione. Assumo, e vi ricordate la lezione di ieri, io posso scegliere in modo arbitrario quale sia lo zero del potenziale gravitazionale. Assumo che lo zero sia a y uguale 0, quindi quando il corpo arriverà alla base, la sua energia potenziale gravitazionale sarà nulla. Bene, se la forza agente è la forza peso ed è l'unica forza agente sul sistema che fa il lavoro, perché per essere precisi, se io disegno nuovamente il mio corpo, io ho la forza peso agente verso il basso, la reazione vincolare N ortogonale al piano, scompongo la forza peso nelle due componenti P con X e P con Y. P con Y serve per annullare la reazione vincolare e in ogni caso queste due forze sono ortogonali alla direzione del moto, quindi il lavoro che è dato da F scalare e da S in generale, nel caso specifico sarebbe F da S per coseno dell'angolo compreso, ma poiché il coseno dell'angolo compreso è 90 gradi, il lavoro fatto dalla reazione vincolare, dalla componente P con Y è zero. Quindi chi fa il lavoro è la componente P con X, quella lungo la direzione del piano. Quindi è quella che fa il lavoro ed è quella componente della forza peso che deve, poiché la forza peso è una forza di tipo conservativo, che deve trasformare la mia energia potenziale gravitazionale in un'altra forma di energia. Qual è quest'altra forma di energia? Noi sappiamo che il corpo accelera con un'accelerazione costante mg sin teta, quindi avrà una velocità. Quindi qual è la forma naturale di energia che avrà il corpo? Un'energia cinetica. Se io assumo che lo zero sia la base del piano, significa che quando il corpo arriverà alla base del piano, tutta l'energia che inizialmente era potenziale gravitazionale deve trasformarsi per forza in energia cinetica, perché qui alla base del piano io ho messo lo zero dell'energia potenziale. Quindi l'energia potenziale, man mano che il corpo scende, si trasforma in energia cinetica, fin quando arrivate alla base, tutta l'energia potenziale gravitazionale diventa energia cinetica. Quindi, se io scrivo l'energia meccanica iniziale, cioè quando il corpo si trova a questa altezza, l'energia meccanica sarà data dall'energia potenziale gravitazionale, mgh, dove per me h è questa altezza qua. Energia cinetica non ce n'è, perché il corpo inizia a muoversi in quell'istante. L'energia meccanica finale invece sarà uguale a un mezzo mv al quadrato più l'energia potenziale gravitazionale, ma mgh per h uguale 0 è 0, quindi non c'è. Quindi tutta l'energia meccanica, che inizialmente è potenziale, deve diventare energia cinetica. Perché? Perché io so che se non agiscono forze dissipative, forze non conservative, l'energia meccanica iniziale si conserva, deve essere uguale a quella finale. Quindi mgh deve essere uguale a un mezzo mv quadro. Quindi che sto dicendo? Che tutta l'energia che prima era potenziale quando il corpo si trovava qua, potenziale gravitazionale,
si trasforma in energia cinetica. La forza gravitazionale prende dal secchio energia, la forza di gravità, mg sentita, prende dal secchio energia potenziale e svuota nel secchio energia cinetica. Beh, qui la massa la posso semplificare e trovo che la velocità deve essere uguale a radice di 2gh. Cos'è che non... qui 2 è un numero, e lo conosco. G è 9,8 metri al secondo quadro, e lo conosco. H non lo conosco, però so che il corpo deve percorrere questa distanza di 3 metri e che quest'angolo teta è 30 gradi. Quindi H è uguale a S per il seno di 30 gradi. S è 3 metri, seno di 30 gradi è 0,5. Quindi H è uguale a 1,5 metri. Quindi la velocità sarà uguale a 2 per 9,8 per 1,5. Tutto sotto radice. Che fa... 2,8, 1,5 per 2 fa 3, 3 per 9,8 è uguale a radice di questo, 5,4 metri al secondo. Quindi, se non ci sono attriti, il corpo arriva a terra con una velocità di 5,4 metri al secondo. Ora invece, torniamo all'esempio di prima, cioè al caso iniziale. Supponiamo che ci sia attrito e questo attrito è dinamico. Quindi cancelliamo quello che abbiamo scritto finora e ricominciamo da capo. Quindi ricordiamoci che la velocità era prima 5,4 metri al secondo. Vediamo adesso. Adesso, se io nel diagramma di forze, che cosa ho in più rispetto a prima? Una forza d'attrito che agirà nella direzione opposta al moto. Quindi, in questo grafico, io ci avrò una forza F con K, che so essere uguale, F con K per me significa adesso forza di attrito radente dinamico, a mu con D per N. Ma la somma delle forze lungo la direzione ortogonale al piano è 0, quindi N è uguale a P con Y. Quindi mu con D per P con Y, ovvero mu con D per MG per coseno dell'angolo compreso. E questa è la forza d'attrito. Qual è l'altra forza a cui è soggetto il corpo? Mg sentita verso il basso, ovvero a P con X. Quindi P con X è uguale a Mg per seno di teta. Quindi quale sarà la forza risultante? P con X meno forza d'attrito, e questo mi deve dare un M per A. P con X è Mg seno di teta meno forza d'attrito mu con D Mg coseno di teta uguale M per A. M si semplifica ovunque, quindi l'accelerazione del corpo sarà uguale a G che moltiplica seno di teta meno mu con D coseno di teta. Seno di teta è costante, sì, perché seno di un angolo costante è un numero. Seno di 30 gradi verrà 0,5. Meno mu con D è il coefficiente di attrito dinamico, anch'esso costante. Coseno di teta, una quantità anch'essa costante. Andiamo a vedere quanto fa questa quantità. Quindi, coseno di 30 gradi fa 0,87. Mu con D è 0,2 e questo è 0,5.
0,5 meno punto 2 per punto 87 è uguale, sì, un attimo, ho sbagliato, 0,5 meno punto 2 per punto 87 uguale 0,3. Tutta questa quantità in parentesi è 0,3 per 9,8, un risultato 3,2. Quindi il corpo è soggetto a un'accelerazione costante di 3,2 metri al secondo quadro. Benissimo. Quindi io come potrei risolvere questo esercizio in modo banale? Utilizzando le leggi della cinematica. Cioè, se io mi ricordo che V quadro è uguale a V0 quadro più 2A per X e assumo che all'istante iniziale V con 0 è 0, mi ricavo facilmente che V sarà uguale a radice di 2A per X, dove X nel nostro caso è S. Se vado a sostituire, quello che trovo è radice di 2 per A, che è questa quantità, 3,2, per S, che era 3 metri. Quindi 2 per 3 fa 6, 6 per 3,2 fa 19,2, ma io di questo devo fare la radice. Il risultato 4,4 metri al secondo. Vediamo se riusciamo a ottenere le stesse cose utilizzando la conservazione dell'energia meccanica. Prima cosa, energia meccanica iniziale. All'istante iniziale l'energia è tutta potenziale, come prima, non è che cambia niente, sempre da lì parte. Quindi mg per h. Energia meccanica finale. Quindi questa è il pedice I, quindi mettiamo il pedice F. Beh, l'energia sarà convertita tutta in energia cinetica. Un mezzo M V quadro. Rispetto al caso di poco fa, dove non c'era attrito, noi che avevamo fatto? Avevamo detto, ok, allora, energia meccanica iniziale uguale energia meccanica finale. L'energia si conserva, travaso da un secchio a un altro secchio. Bene, ma adesso ci abbiamo la forza d'attrito. Questo giochetto qui non lo possiamo più fare. Vi ricordate l'esempio che vi ho detto? Io travaso, ma se c'è un attrito è come se in uno dei secchi avessi un buco, quindi perdo parte dell'acqua, cioè perdo parte dell'energia meccanica. La forza d'attrito fa un lavoro che è sempre negativo, quindi l'energia finale sarà sempre più piccola dell'energia, l'energia meccanica finale sarà sempre più piccola dell'energia meccanica iniziale. Quindi se c'è un attrito non posso scrivere più che energia meccanica iniziale uguale energia meccanica finale. Però posso dire la seguente cosa. Posso dire che l'energia meccanica finale sarà minore dell'energia meccanica iniziale. Sarà uguale se io scrivo che l'energia meccanica iniziale è uguale all'energia meccanica finale a cui sommo il lavoro fatto dalle forze di attrito, L attrito. Ok? Se io faccio questa operazione qua, allora ritrovo il lavoro. Se lo scrivo così, stiamo attenti però, se lo scrivo così, io quello che sto imponendo è che il lavoro fatto dalle forze d'attrito debba essere positivo. Quindi stiamo attenti ai segni. Siccome io vi ho sempre detto, ecco qui, cerchiamo di... C'è giusto quello che ho scritto, però ve lo voglio spiegare bene.
e lo spieghiamo magari in un'altra maniera. Il lavoro fatto dalle forze d'attrito è sempre negativo, perché la forza di attrito ha sempre un verso opposto al vettore spostamento. Quindi l'angolo compreso tra forza d'attrito e vettore spostamento è un angolo di 180 gradi. Quindi nel calcolo del lavoro con la prodotto scalare F scalare da S vi comparirà poi il coseno di 180 gradi, quindi vi comparirà un segno meno davanti al prodotto. Quindi il lavoro fatto alle forze d'attrito è sempre un'energia che il sistema perde. Quindi qui dobbiamo stare attenti a cosa scriviamo. Perché se io scrivo che l'energia meccanica iniziale è uguale all'energia meccanica finale più il lavoro fatto alle forze d'attrito, devo stare attento a cosa metto qua. Perché se gli metto un segno meno, se poi io qui non cambio il segno perché so che il lavoro d'attrito è negativo, io sottraggo in maniera errata l'energia al mio sistema. Quindi un modo corretto, più pulito, così non vi confondete, per scrivere questa cosa è la seguente. Energia meccanica finale meno energia meccanica iniziale uguale al lavoro fatto alla forza d'attrito. Così con i segni siete sicuri. Cioè, che cosa dite voi? Che l'energia meccanica finale è uguale al lavoro d'attrito più l'energia meccanica iniziale. Voi sapete che l'energia meccanica iniziale è maggiore di quella finale. Se qui andate a mettere il lavoro fatto alle forze d'attrito col suo segno, che sarà negativo, quello che trovate è che l'energia meccanica è maggiore dell'energia meccanica iniziale, è maggiore dell'energia meccanica finale, ovvero questa condizione qua. Cioè, così basta che voi, nella formuletta che vi ricorderete a memoria, al lavoro fatto alle forze d'attrito, gli andate a sostituire il lavoro col giusto segno che trovate facendo il prodotto scalare. E adesso lo vediamo. Quindi noi abbiamo detto, abbiamo un'energia meccanica che è mgh, abbiamo un'energia meccanica iniziale che è mgh, un'energia meccanica finale che è un mezzo mv quadro, non possiamo uguagliarle, però possiamo utilizzare questa regoletta qua. Per fare questo devo determinare quanto è il lavoro fatto alla forza d'attrito. Il lavoro fatto alla forza d'attrito è uguale a modulo della forza d'attrito per modulo dello spostamento S per il coseno dell'angolo compreso. Ora, il modulo della forza d'attrito è mu con d m g coseno di teta per S spostamento di 3 metri per il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. La forza d'attrito è lungo la x, lungo il piano verso l'alto, lo spostamento è verso il basso, quindi questo coseno di teta è un coseno di 180 gradi, il che implica chiamiamolo alfa per evitare che voi lo confondiate con teta che è l'angolo del piano, ecco, chiamatelo alfa, che qui ci va un segno meno. Quindi il lavoro fatto dalla forza d'attrito è uguale a meno mu con dmg coseno di teta per S. Bene, allora, se è quello, allora iniziamo a scrivere. Energia meccanica iniziale più lavoro. Energia meccanica iniziale è mgh. Cosa abbiamo fatto prima per H? L'abbiamo scritto come S per coseno di teta. Scusate, S per seno di teta. Più il lavoro fatto alla forza d'attrito col suo segno. Cioè quindi meno mu con D M G
S coseno di teta uguale l'energia meccanica finale, ovvero un mezzo mv quadro. M si semplifica, il 2 lo porto al primo membro, giusto? Sì. E quindi c'è V quadro uguale 2 per G che moltiplica per G per S che moltiplica seno di teta meno coseno di teta per mu con D. Benissimo. Cioè V uguale radice di 2 per G per S per seno di teta meno mu con D coseno di teta. Ok ragazzi, vogliamo vedere cosa trovavamo prima. V uguale radice di 2A per S. Cos'era A? G per seno di teta meno mu di coseno teta. Quindi qui dentro abbiamo 2G S per seno di teta meno mu di coseno teta, cioè la stessa identica cosa. Se io qui vado a sostituire i numeretti, trovo che la velocità finale sarà in modulo 4 metri al secondo. Direzione verso, qui lo sappiamo, direzione verso il basso, che forma un angolo con l'orizzontale, che è 30 gradi, è un modulo di velocità che è 4.4. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci è l'energia, se la velocità è più bassa rispetto al caso senza attrito, prima trovavamo 5.4 quando non avevamo attrito, significa che cosa? Poiché l'energia cinetica è un mezzo mv quadro, significa che l'energia cinetica finale, quando c'è attrito, è più piccola di quando non ho attrito. Ed è giusto, perché l'esempio dei secchi di prima. Se io all'inizio ho tutta l'energia potenziale, 2 litri o 2 litri d'acqua in un secchio dove c'è scritto energia potenziale, e non c'è attrito, e la verso tutto in energia cinetica, io avrò 2 litri di acqua in un secchio dove c'è scritto energia cinetica. Ma se ci ho attrito, il mio secchio iniziale ha un buco, quindi io all'inizio ho 2 litri d'acqua, ma man mano che verso nell'altro secchio, parte dell'acqua se ne va. Quindi alla fine l'energia cinetica, il secchio con l'energia cinetica non avrà più 2 litri, ne avrà di meno. È quello che stiamo verificando qua, cioè la forza d'attrito radente si mangia parte dell'energia meccanica del sistema, l'energia meccanica finale del sistema è più bassa dell'energia meccanica iniziale del sistema. Ok, questo l'abbiamo fatto. Andiamo oltre. Fatemi cancellare, magari riprendiamo subito dopo.